tutti, bentornati sul mio canale. Il video di oggi è tutto dedicato a un super mega haul di H&M che ho fatto, tutto a tema primaverile slash estivo, ma in realtà alcune cose si possono già portare adesso e è talmente lungo che io direi bando alle ciance, cominciamo subito. Il primo capo che vi mostro è questo dolcissimo abito rosa con tutti i pois in chiffon. Ha diversi volant sia sulla scollatura V che si incrocia davanti che sulle maniche e infine ha due balze sotto la gonna, quindi è molto, molto leggero, molto da molto movimento, crea movimento, è molto carino addosso, ha l'elastico in vita e non ha né niente, è molto agevole sia da mettere che da togliere. L'unica cosa che non mi convince è che non ha, cioè che è molto semplice, è un abito carino, semplice, però non ha qualcosa in più, quel qualcosa in più che mi dice lo vorrei tenere. Oltretutto penso che in vita starebbe molto meglio con una cintura, un fiocco, qualcosa che gli dia un po' più di personalità, perché è abbastanza, appunto, molto molto semplice. Ha un bottone qui davanti dove si incrociano i volant all'altezza del seno, che penso sia per rendere più agevole entrarci e uscirci, anche se nel mio caso non c'è stato bisogno di sbottonarlo, oppure perché effettivamente si può portare più aperto, non lo so. Comunque è carino, ma è un ni perché appunto forse è un po' troppo semplice, non lo so. Non mi ha convinto così tanto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate anche voi. Il prossimo capo invece è una camicetta bianca molto dolce e molto semplice, ma quella particolarità che a me piace tantissimo, per cui vorrei tenerla, cioè ha sia nella scollatura che sulle maniche questo taglio a fiore, a ondine, che la rende diversa dalle solite. Le maniche sono a tre quarti e poi cade dritta, semplice, anche questa non ha zip, elasticizzata, e penso che sia un passepartout per tantissime cose, quindi va bene sotto un completo da lavoro, va bene con una gonna, con un paio di jeans, va bene per diverse occasioni, è davvero un capo classico da avere in guardaroba, che però ha questa particolarità del taglio qui a fiore che secondo me la rende un po' diversa dalla solita camicetta, un po' più dolce e molto primaverile. Questa gonna, sapete, perché ormai se mi conoscete, se mi seguite da un po', avete capito i miei gusti, assolutamente un grande sì, perché è la tipologia di gonne che preferisco, quelle midi o lunghe plissettate. In questo caso è una media lunghezza, è elasticizzata in vita, non ha zip a bottoni ed ha questo rosa molto simile al primo vestito che vi ho mostrato, tendente un po' al malva, è scuretto ed è stupenda, veramente bellissima, sfruttabile sia per un'occasione molto semplice che per una qualcosa di un po' più formale, e con la camicetta bianca di prima sta benissimo, quindi questo è un grande lo vorrei tenere. Fatemi sapere se siete stufi di vedere questo tipo di gonne, perché io invece veramente le amo sempre di più, le trovo comodissime, le trovo versatili, le adoro tantissimo, e rosa mi mancava effettivamente. Questa è invece una tuta che io porto pochissimo, forse non ne ho neanche una in armadio, no, infatti non ne ho, ed è molto leggera, prettamente estiva direi, siamo un po' fuori stagione adesso, ma mi piaceva per il colore azzurrino, questo carta da zucchero con le linee bianche verticali che allungano tantissimo la figura, e mi piace un sacco anche che abbia i fiocchi sulle spalline. Qui davanti sul petto ha l'effetto smock che mi piace molto, e sono lunghissimi. Questo di tutti i capi è quello che, se dovessi tenere, dovrei accorciare, perché tutto il resto invece, anche i pantaloni come lunghezza, sono perfetti. Io sono alta circa 1,58 m, 1,60 m,
e nonostante sia una taglia 36, mi sono veramente lunghi. Immagino siano pensati per essere molto lunghi, ma un po' troppo. Però tutto sommato mi piacciono anche questi niente zip, tutto elasticizzato, molto fresco, sarebbe perfetto per l'estate. Io comincio già ad anticiparvi la stagione calda, spero non me ne vogliate, ma io ne ho un sacco di voglia, per cui provare questi capi mi dà allegria, mi dà gioia. Adesso vi mostro due paio di pantaloni, sono entrambi rosa ed entrambi eleganti da completo. Di questo paio però non ho preso anche la giacca perché non mi piaceva troppo ed è quello tra i due un po' più pesantino. Infatti, secondo me è portabilissimo anche con la temperatura che c'è fuori, con un maglioncino magari un po' più pesante e poi quando fa un po' più caldo si passa a una camicetta bianca, a un cardigan corto, magari colorato, verde azzurrino e stanno veramente benissimo. Sono molto comodi, hanno la chiusura sia con la zip che col gancetto e poi il bottone interno. Sono proprio pantaloni da lavoro, mi viene da dire, da ufficio. E davanti hanno le tasche, dietro hanno quelle finte. E vi lascio tutto questo e tutto quello che vi mostro giù nell'info box, che se siete interessati avete il link diretto. Questo è l'altro paio invece, appunto a vederli così sembrano esattamente identici, in realtà questo ha sia i gancetti in cui far passare una cintura e il tessuto è molto 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 più leggero, per cui adesso non andrebbe bene e un pochettino secondo me fa intravedere qualcosina di più. Ecco, la lunghezza di nuovo è uguale, il taglio forse in questo caso è un po' più dritto, un po' più cade un po' meno, segue un po' meno la figura e mi piace tantissimo però il colore che ha il tessuto, anche se più leggero. Però devo dire che tra i due pantaloni preferisco di gran lunga gli altri. E adesso vi faccio vedere invece la giacca, che sta benissimo con questi e che mi piace tantissimo. Questa è la giacca. A me piace tantissimo, è un blazer con il singolo bottone qui davanti per chiuderlo, anche se io lo preferisco aperto. Le spalle sono un po' strutturate, rigide, ha lo stesso bottoncino anche sulle maniche e dietro ha una piccola spaccatura. Quindi taglio molto classico, sfiancato. E questo sì mi piace tantissimo, molto di più dei pantaloni, anche da portare con un paio di jeans bianchi. Ho un paio di jeans denim, una gonna, un abito da mettere sopra, è bellissimo. Se comunque vi piacciono anche i pantaloni, secondo me l'idea di questo completo molto elegante ma di un colore inusuale, perché è un rosa chiarissimo, super femminile, è bellissima. Cioè, proprio mi piace un sacco, sarebbe la tipologia di completo che potrei indossare anche per lavoro. Oltre al fatto che vanno tantissimo di moda quest'anno, appunto i completi colorati, per cui uniamo un colore che non è il classico nero, blu o grigio con invece il capo classico e questo abbinato a me piace un sacco. Sto per mostrarvi un capo. Non so cosa, fatemi sapere cosa ne pensate perché penso ci sia chi lo ama e chi lo odia. E io devo dire che fin da piccolo sono sempre stata dalla parte dell'amore verso questo tipo di capo, che è la salopette. Ovviamente in versione molto romantica, quindi a me piacciono moltissimo o quelli in denim chiaro, bianco come questa, o che hanno qualche fantasia floreale molto delicata, perché si può unire. Unendo queste due cose, il capo diventa molto più dolce, molto portabile anche perché ha uno stile molto molto femminile. E a me piace moltissimo perché comunque mi dà l'idea di uno stile country e appunto che non toglie assolutamente sessualità, femminilità alla figura. Stanno tornando di moda anche le salopette. Questa è proprio classica, che ha il bottoncino qua davanti col gancetto. Mi piace anche portarlo non sempre agganciato con tutti e due, ma magari solo da una parte. E sono comodissimi addosso, veramente. Poi il pantalone cade giù dritto, è un denim
denim, nel senso che è bello pesantino. Ha i bottoni di lato dove ci sono le tasche per andare meglio a inserirlo e uscirci. La tasca qua davanti è finta, cioè non pensate di poterla utilizzare, a meno che non vogliate metterci delle penne, perché sono strette e lunghe, non so perché. E dietro ha due tasconi. Anche questo bianco abbinato a una maglietta, una camicetta color pastello, qualche fiore e siamo top. Mi piace tantissimo. Io adesso voglio davvero sapere a chi piace e a chi non piace invece la salopette. Adesso vi faccio vedere due accessori che ho acquistato. Il primo è questo cerchietto col fiocco sopra, bianco e azzurro, che fa subito male. E mi piace tantissimo il colore tenue, mi piacciono tantissimo le righe. E anche questo è molto primaverile come accessorio. Poi ultimamente sono fissata con i cerchietti, non so se sia perché ho ricominciato a guardare Gossip Girl. L'altro cerchietto invece è rosa, di un tessuto lucido con il nodo qui in alto, che a me piace molto, e ancora l'etichetta su è molto più elegante di quello che ho addosso e molto primaverile per il colore, ma al contrario di questo, che è bianco-azzurro, questo rosa secondo me è molto 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 facile da abbinare anche nella stagione più fredda. Non è prettamente primaverile estivo, insomma si può trovare un modo di utilizzarlo tutto l'anno, quindi è molto più versatile e appunto molto più elegante. I cardigan sono uno dei must have da avere in guardaroba questa primavera e questo è un crop, per cui è corto corto da portare con pantaloni o gonne a vita alta e ha questo verde, questo latte menta, molto chiaro, dolcissimo, che è il motivo per cui ho voluto provarlo. Le maniche sono lunghe e nonostante sia la mia taglia, è strettissimo, cioè è proprio ciucciato, diremmo qua a Treviso, e per cui non sono veramente convinta. È un XS come taglia e ha poi tutti questi bottoncini tartarugati e sia sulle maniche che sotto si arriccia un attimino. È molto dolce, molto carino, però in realtà non mi convince perché è troppo troppo semplice. Mi piace il colore, ma non penso proprio che lo terrò. Siamo quasi verso la fine e restate perché ho da farvi vedere due cose assurde che mi hanno ispirato tutto il video e le tengo per ultime e non so neanche perché ce n'è in vendita, in realtà sono una cosa un po' strana. Comunque, il prossimo capo è un trench rosa. È un trench di, come tessuto è molto elastico, non è cotone e di ispirazione diciamo molto Burberry per come è tagliato, per come è strutturato. Ha la doppia fila di bottoni scuri qui davanti, ce li ha anche sul colletto ai lati. Le maniche invece sono lisce, senza niente, e ha poi questa cintura in vita con il passante tartarugato che richiama i bottoni e la cintura è molto lunga e si può, a me piace molto di più arricciarla con un nodo piuttosto che chiuderla in maniera molto classica. E ho preso la taglia 36, mi è grande, quindi ho assolutamente sbagliato. Non penso che lo terrei comunque perché su di me non sta particolarmente bene, però mi ha davvero colpito perché è rifinito veramente bene, i dettagli che ha qui davanti sul collo un gancetto dorato per stringerlo, che davvero nell'insieme è un bellissimo trench, non costa neanche tanto, è anche abbastanza pesante, quindi già il prossimo mese si può portare senza problemi se continuano queste belle giornate. E ha le tasche qua davanti, belle, belle ampie, davvero è fatto benissimo, mi piace molto, mi ha colpito e poi non è il classico trench perché ha un colore rosa. L'ultimo capo normale, per così dire, sono
Sono questo paio di pantaloni verde, verde salvia a vita molto alta con il fioccone davanti. Non ho neanche un paio di pantaloni così, penso di non averli mai provati e sono comodissimi, veramente comodi, oltre che versatili, perché con una camicetta bianca, con un maglioncino colorato, azzurrino magari, o qualcosa di più scuro, anche col nero stanno benissimo e secondo me sono facili da utilizzare sia in maniera casual che un po' più elegante a seconda poi degli abbinamenti che si fanno. La vita appunto è molto alta, ha due gancetti e la zip e il fiocco qua si può togliere, eventualmente cambiare con un'altra cintura, ma a me piacciono moltissimo. Anche il tessuto è molto morbido, cade bene addosso, la lunghezza è giusta per noi petit. E quindi sì, mi piacciono tanto. Adesso vi svelerò quali sono questi due fantomatici capi molto strani che davvero non so perché H&M li stia vendendo e non so neanche quanti li abbiano acquistati. Io ero un po' che li guardavo e mi piacciono tantissimo, anche se non so se li porterei mai, ma mi piacciono tantissimo e quindi il primo è questo, è un abito con la traversina qua davanti, alla tirolese diciamo, con questo scollo rotondo molto profondo, la fantasia floreale a quadretti, mi richiama proprio molto gli abiti un po' tirolesi o alla Frozen diciamo, avete capito il genere. Per cui davvero io non capisco perché H&M li stia vendendo, né chi li possa acquistare, né il significato dietro tutto ciò. Ma mi piacciono tantissimo, veramente. Allora, questa è una versione, quindi ne ho preso un altro, ma ce ne sono di più fantasie. Questa è beigiolino con i fiorellini bianchi e la traversina, che è molto bella, ha i quadretti su un verdino grigetto. E questa coppietta di colori, di fantasie, secondo me è vincente. Non li avrei mai scelti, probabilmente singolarmente, ma insieme sono quelli che mi sono piaciuti di più. Mentre l'altro invece è rosa, sempre con i fiorellini bianchi, e invece ha proprio un simbolo scandinavo sulla traversina blu, che sono dei fiori stilizzati, e richiama poi il colore rosa con delle bande. Ripeto, tra i due mi piace di più l'altro e sono un tantino diverso l'uno dall'altro, nel senso che questo è un po' più stretto, anche se è la stessa taglia, non lo so. Comunque, mi piacciono tantissimo, veramente, cioè mi ci vedo a indossarli per casa, per cucinare, per fare la mamma. Ecco, mi ricordano proprio mi danno l'idea della mamma questi abiti, o della nonna, però una nonna figa. Ecco. Per cui davvero sarei tentata di tenermi quello beigiolino perché mi piace un sacco. Fa sentire molto Anna, e che è la mia principessa preferita, quindi sarà anche per questo che li avevo adocchiati da un po'. Fatemi sapere se voi li indossereste mai o in quale occasione. Abbiamo finito, questo è tutto quello che ho acquistato in questo mega haul. Ovviamente non terrò tutto, ci tengo a precisarlo. Ma mi sono divertita molto sia a ordinarli, anche perché H&M ha tantissime robe bellissime in questo momento, molte purtroppo sono anche sold out, quindi dateci un occhio perché veramente per i prezzi che ha poi i capi sono molto belli, non solo esteticamente ma anche come qualità, per cui H&M si è molto rivalutato negli ultimi anni e a me sta piacendo tanto. E poi è stato molto bello provarli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, se siete nuovi per favore iscrivetevi al canale e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video.